Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Purtroppo, con i footballers che sono stati una delle promo più inutili della storia, non ci sono state review in questi giorni, ma oggi torno e mi faccio perdonare, perché nel fine settimana ci sono state le FGS, in particolar modo le numero 3, terzo torneo europeo della stagione, e si è diffuso tanto un nuovo modulo, un nuovo modo per poter andare a contrastare soprattutto le difese a 5. Quindi dopo averlo creato, io oggi lo distruggo. Questo modulo a 5, no, scherzi a parte, semplicemente è una valida alternativa da poter utilizzare non solo quando trovate le divise a 5, ma proprio per avere uno stile di gioco molto più offensivo e spregiudicato e potervi divertire a fare tante azioni lì davanti. Detto questo, mettetevi comodi e andiamo subito a vedere di che formazione sto parlando. Il modulo in questione è il 3-4-2-1 e voi mi direte: "Ma te, ma perdonami una roba." Ma qui che succede? La difesa 5 sembra essere tornata a FIFA 21, la difesa 3 sembra essere tornata all'anno scorso, ma non è che tra 2 settimane ritorniamo a giocare col 4-2-3-1 di FIFA 18 e FIFA 17? Chi lo sa. Però fatto sta che questo modulo qui è stato praticamente il modulo più giocato da tutti quanti i top player e non solo all'interno del torneo di questo weekend. Un modulo molto 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 versatile, che poi in fin dei conti, con le giuste istruzioni che andremo a vedere successivamente, ci permette di poter difendere a 5. E lo immaginate già. Ma qual è la comodità di partire invece che con i 5 difensori, solo con i 3 difensori centrali? E beh, questo è presto detto, perché ovviamente avendo quei 2 giocatori messi lì in proiezione offensiva, siamo molto 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 più pericolosi, e quindi quando troviamo le difese a 5 avversarie costringiamo la linea difensiva a schiacciarsi, e ovviamente schiacciandosi e lasciando poi degli spazi noi riusciamo ad entrare. Andiamo ad analizzare però i ruoli chiave di questo modulo, perché chiaramente nei 3 dietro è possibile andare ad operare diverse soluzioni. Sicuramente andremo a schierare 2 difensori centrali su 3, e poi come terzo difensore centrale possiamo tranquillamente andare ad adattare o uno dei terzini oppure uno dei mediani. Quindi in questo caso io ho preferito adattare Walker, che tra i miei 2 terzini, ovvero lui e Capdevila, è quello meno tecnico. Per quanto riguarda invece i 2 mediani, devono essere ovviamente 2 giocatori complementari, ovvero uno un po' più mietitrebbia taglialegna che si preoccupa di recuperare il pallone in fase difensiva, come in questo caso il mio Patrick Vieira, e affiancato a lui ci deve essere un giocatore stile De Bruyne, ovviamente, o il Toti, ma lo stesso discorso vale per il Winter, per il Sif, per l'If, per un giocatore magari anche paradossalmente di Serie A, come potrebbe essere un Bennacer, per esempio penso a giocatori di Ligue 1, potrebbe esserci lì un Guendouzi, insomma giocatori di questo tipo che vanno a fare dunque entrambe le fasi e si vanno a sposare con uno più mediano rispetto invece a lui. Per quanto riguarda invece i ruoli offensivi, partiamo da quelli che sono i nostri 2 esterni. Nostri 2 esterni che al 99% saranno uno dei nostri giocatori offensivi, l'altro uno dei terzini, che ovviamente andiamo a mettere in proiezione offensiva. Certo, l'ideale sarebbe magari cercare di ibridarci qua un giocatore un po' più tecnico, perché comunque con Capdevila alle volte la palla potrebbe far fatica a circolare, soprattutto in zona realizzativa potreste far fatica. Però diciamo che se sono 2 giocatori rapidi che sanno trattare discretamente il pallone, hanno quel 5 skill che ti permette di essere imprevedibile e hanno quella buona finalizzazione, siamo contenti così. Quanto invece alle nostre 3 punte, perché se alla fine andate a guardare questo schieramento, che cosa vi ricorda? Vi ricorda tanto la formazione del 4-3-2-1 e la disposizione di ATT, AT e AT in quel modulo là. Quindi cosa facciamo? Sulla punta, solito discorso, abbiamo bisogno di un giocatore fisico, veloce, finalizzatore implacabile, almeno 4-4. Di modo che magari possiamo farci anche qualche sponda di testa, che sono fondamentali, qualche cross che con questo modulo sfruttiamo veramente tanto. Quanto invece ai 2 AT, dobbiamo avere 2 giocatori veloci che sanno passare bene il pallone e 2 giocatori anche abbastanza agili e bravi a finalizzare. Io qui Messi ce l'ho adatto un po' di necessità virtù, perché non è proprio velocissimo, probabilmente sarebbe più da mettere Messi qui e Mbappé qui. Però onestamente, quando utilizzo questo modulo così non mi trovo male, e non essendo una squadra costruita prettamente per questa difesa 3, vado benissimo.
Quindi questo quanto ai ruoli chiave degli 11 giocatori in campo, come andare a scegliere i giocatori da acquistare sul mercato. Ma veniamo alle tattiche, che chiaramente sono la cosa che più vi interessa. Ed eccoci qua allora, iniziamo dalla difesa. Stile di difesa abbiamo equilibrato, con ampiezza 35 e profondità 60. L'ampiezza 35 per due motivi. Il primo è che, non essendo una difesa 5, quindi non essendo schierati già sulla stessa linea i difensori, non possiamo andare a stringere come facevamo con la difesa 5 e mettere 1, perché se andiamo a mettere 1 la squadra non ha il tempo e il modo di potersi ricompattare, ma si vanno a isolare i due che rientrano lì da davanti, spoilerino, sui tre difensori centrali che rimangono un po' più isolati. Quindi utilizziamo un parametro che è un po' più via di mezzo, che però rimane sempre al di sotto del 50, secondo motivo per evitare quindi di lasciare pertugi centrali, perché una volta poi schierata la difesa 5 vogliamo che sia bella stretta. Sulla profondità 60 invece utilizziamo un parametro sempre qui intermedio, che ci permette di poter evitare lo spam in automatico del fuorigioco e di poterlo gestire manualmente, ma ci permette di poter rimanere anche abbastanza a contatto per quanto riguarda i recuperi palla alti, perché ovviamente andando in fase difensiva a 5, qual è il vantaggio di questo modulo? Che potete selezionare uno dei giocatori, uscire a cannone, recuperare palla alto e quindi poi giocare di contropiede, che è un po' l'essenza di questo modulo. Per quanto riguarda l'attacco abbiamo invece costruzione della manovra in equilibrato e creazione delle occasioni su passaggi diretti. Questo è praticamente lo standard, raga, lo sapete. Diciamo che bene o male si utilizzano sempre questi due parametri perché sono i migliori, così noi, i giocatori non si buttano troppo dentro con equilibrato, e invece con passaggi diretti avrete sempre lo scarico perché si andranno a smarcare per cercare di ricevere il pallone nelle zone pericolose. Ampiezza 35, questo perché appunto vogliamo che i giocatori, quei tre soprattutto lì davanti, siano vicini per scambiare e incunearsi tra le linee nemiche, mentre giocatori in area utilizziamo 6, questo sempre per far sì che ci sia un discreto numero di inserimenti, ma manco a lasciare buchi incredibili, perché poi se si perde palla è un problema. Angoli 2 e punizioni 1. Ma veniamo adesso alle istruzioni. Istruzioni che, partendo dal portiere, andiamo a mettere come al solito uscita sui cross e portiere fuori dai pali. Questo perché si gioca tanto ultimamente di cross, quindi con il movimento del portiere che vi va a cercare l'uscita e il appunto intervento in mezzo all'area di rigore, cercate di sopperire a questo problema. Sui tre difensori centrali invece lasciamo tutto quanto predefinito e iniziamo a lavoricchiare invece a partire dai mediani. Mediani che andiamo a schierare entrambi su resta dietro in attacco, resta al limite per il cross e copertura al centro. Cosa significa questo? Che i nostri due mediani saranno i baluardi davanti ai nostri 5 difensori, e vi dico sempre 5 perché poi vedremo il motivo. Resta al limite per il cross invece farà sì che tutti i nostri giocatori offensivi si butteranno dentro, mentre loro rimarranno fuori area da playmaker, in maniera tale che se noi vogliamo dargli la palla e poi fare una bella imbucata per le nostre frecce offensive, calza a fagiolo. E ovviamente copertura al centro, perché devono rimanere centrali, perché il lavoro sporco sul laterale lo faranno gli esterni. Esterni ai quali andiamo a mettere rientra in difesa e gioca largo. Perché mettiamo gioca largo? Ovviamente perché, avendo messo 35 di ampiezza, noi comunque vogliamo che i nostri esterni siano belli larghi per attirare i terzini delle difese a 5 avversarie e creare spazio e profondità, mentre non andiamo a mettere entra in area per il cross, perché non voglio che i miei giocatori si vadano a buttare sempre in maniera forsennata all'interno dell'area di rigore, ma me la voglio gestire io con calma. Quanto invece a AT, ATT e AT, andiamo a mettere le stesse istruzioni, ovvero rimani centrale, inserisciti alle spalle e rimani avanti. Questo perché i nostri tre giocatori offensivi, che vanno un po', ripeto, a ricordare il 3-2-1, no? Questo è un 3-4-2-1, invece quell'altro era il 4-3-2-1, quindi diciamo che questa struttura simile albero di Natale rimane. Devono rimanere in zona centrale per andarsi a mettere tra le linee dei difensori e minacciarli. Si devono inserire ovviamente per far schiacciare le difese e devono rimanere avanti in maniera tale che il nostro avversario non avrà modo di poter sganciare tutti i suoi giocatori, come avviene con le difese a 5 soprattutto, ma comunque dovrà avere un atteggiamento abbastanza conservativo, altrimenti lo infinocchiamo.
Quindi ragazzuoli miei, per questo video è tutto, fatemi sapere nei commenti se proverete questa formazione, se l'avevate vista all'opera durante le ultime FGS. A me non resta altro che ricordarvi che sono live tutti i giorni sulla piattaforma Viola, vi auguro una buona giornata, saluto dai vostri Liberoschi, a presto, ciao!